Iniziamo a essere cattivi fra di noi, fraintendendo le cose, non c'eravamo la pazienza neanche di informarci bene, no? Perché l'informazione, l'abbiamo già parlato noi anche all'inizio di questa stagione, le famose fake news, cioè informatevi prima di aprir bocca o trarre le conclusioni sbagliate. E poi penso che la gente deve smettere di ascoltare tanto le notizie. Questo è nemico, manco lo vediamo. Ha danneggiato tutti per uguali. Esatto, cioè dobbiamo non cambiare in peggio. Non dobbiamo cambiare in peggio, anzi dobbiamo vederla in modo positivo e dobbiamo essere uniti. E per questo dobbiamo fare squadra. Dobbiamo pensare quando parliamo, quando diciamo delle cose, quando agiamo in modo diverso, no? Troppo individualista come siamo noi, sì, sono abituati. Delle persone troppo egoisti, ma quelle persone si capisce al volo, quelle che sono così, che solamente stanno pensando al loro beneficio, con quelle persone non vale la pena lavorare, perché se no dici ok, vabbè, io devo servirti a te, ma tu per che cosa mi servi a me, no? Dobbiamo fare un win to win, guadagnare tutto, certo. Assurdo. Quindi io lo dico sempre, la gente deve essere sempre, lo so che a volte costa moltissimo di stare positivi, perché con questo tema, con quest'anno, ci sono dei momenti molto brutti e a volte non stai mentalmente o psicologicamente preparato per affrontare il giorno, no? Ma sempre, se non puoi dire una cosa carina, meglio stare zitti, perché se no, esatto. Io sempre lo dico, sì, oggi non mi sento bene per rispondere a tutti questi messaggi, risponderò domani la mail, risponderò domani i messaggi su Instagram, perché a volte ti senti troppo sopraffatta, perché la gente, il settore del social, tutto questo richiede di molta attenzione, devi stare attivo 24 ore, 365 giorni all'anno, è molto impiegativo, no? E sembra che se un giorno non stai presente, sembra che hai perso tutto il lavoro, sembra che già... Ma in effetti adesso lo scopriremo, cosa è successo dalla nostra mancanza di una settimana, la gente si è scordato le nostre lezioni di stile, il bonton, l'educazione... Noi speriamo di no, almeno quelli che ci seguono, no? Un altro messaggio che lo volevo mandare a tutti quanti che ci guardano in questo momento, o chi magari si rivede, no, la nostra puntata di oggi. Se non vi piace, si chiama cambia il canale, basta solo questo. Non sei obbligato a guardare, a sentire, assolutamente. Certo, smettete di vedere il live e basta, no? Esatto, assolutamente. Quindi basta solo quello. È una questione di buonsenso, di civiltà, ma nello stesso tempo anche di mancanza di tempo e di energia, no? Perché se non ti piace una cosa, cambi il canale, assolutamente, non cambia con niente. Lo so che è un po' difficile ancora da capire che in realtà dal famoso box, la televisione convenzionale, adesso ci ritroviamo, no? È la stessa identica cosa, ragazzi, non cambia assolutamente niente, anzi ci dà più possibilità, ci sono delle tecnologie che ci aiutano a fare del nostro meglio, no? E di essere, anzi, in qualsiasi momento, con qualsiasi apparecchio, in qualsiasi posto del mondo. La televisione tradizionale non riesce a fare questo. Ma questo ci dà la TV esiste anche lì. Però voi in Spagna, per esempio, non lo potete vedere, giusto? Perché non siete in Italia, no? Già. Piuttosto in America e così avanti. Ecco perché per noi è stata una scelta, no, di creare questa piattaforma multimediale, multietnica, anche di averla a quanto c'è possibile, no? Di dare un contenuto di qualità in varie lingue, a quello che c'è possibile a noi, no? Di poter arrivare con le informazioni a 360 gradi un po' dappertutto. Per quelli che ci vogliono, non vogliamo obbligare a nessuno. Non obbligiamo a nessuno noi, quindi... Assolutamente, assolutamente. Sì.
Come vi preparate voi in Spagna per queste feste di Natale, il Capodanno? Ce l'avete delle tradizioni particolari? Mi stavi raccontando che per i bambini specialmente si fanno delle cose magnifiche. Ci vuoi raccontare un po' così conoscono tutti le tradizioni spagnole? Qui in Italia devo dire che cose particolari non si fanno, a prescindere di addobbare, cioè da un punto di vista della moda, no? Dello stile, del design, direi che siamo abbastanza ottimi. Ricordo anche il sud dell'Italia, anche se E c'è quest'anno. qualcuno che mette alcol. Lì ci stanno Alcol. leggendo, c'è qualcuno che ha messo alcol. E parlare di Sì, ma festa non. la gente sta No, pensando dai, in ma alcol. non è uno specifico italiano. Magari lo lasciamo per i nostri amici russi se lo vogliamo, ma non è Madonna. uno specifico italiano. Dai, noi parliamo le generalità. Devo ricordare che una cosa veramente magnifica, ma quest'anno non sarà possibile, è proprio vietata, nel sud dell'Italia, a Napoli, nella nostra campagna, no? Meraviglioso Napoli, stanno organizzando, è proprio un spettacolo dei fuochi di artificio Ma magnifico. solamente in Napoli? Solamente a Napoli, conosciuto a livello mondiale, fanno una cosa fantastica, solo che Ma ogni quest'anno non anno, sarà. allora è questo ogni anno che lo Ogni fa. anno, questa è Ah una sì? tradizione, questa è Non una lo sapevo, non tradizione. l'avevo ascoltato Ci mai. sono anche altri momenti, se li vogliamo, no? Altre feste che il fuoco d'artificio qui al lago di Como, da me a casa Sì. mia, no? A Lecco, perché c'è questa posizione, no? Del lago, è fantastica di realizzarsi magari questi fuochi d'artificio, ma mi ripeto, quest'anno non si faranno queste cose, no? Quindi Neanche i fuochi d'artifici, ma perché? perché appunto non siamo bloccati in casa di nuovo, Ah, non perché si nessuno lo permette. può vedere, ma magari se No. lo trasmettono sulla TV, sarebbe bello una Dipende, trasmissione. ogni trasmissione, ogni televisione evidentemente c'ha la sua. Noi è stata una nostra scelta appunto di fare di questo genere. Se riusciremo ad avere anche un spettacolo del genere, ma sinceramente lo dubito che sarà permesso anche senza pubblico, lo vedremo. Se avremo qualcosa, anche se no, magari di farvi vedere per chi non lo conosce. No, di trovare delle informazioni, no, dei materiali un po' più vecchi, però tratteremo di trovare qualcosa di carino di farvi vedere. Poi, Sicuramente. evidentemente, c'è la cucina, sulla cucina italiana, direi che è il Ma suo mangiando forte. e stando nella poltrona, poi ci sentiamo troppo Esatto. male. Quindi vestiti bene, con stile, una cucina con stile, evidentemente ogni regione c'ha la sua, Sì. e l'unica cosa che quest'anno è stato permesso, e inizieremo già da questo pomeriggio a mettervi in onda un po' le varie città di Italia, quali saranno, ognuno ha trattato di dare uno stile così, una bellezza con gli addobbi natalizi, ma mi ripeto, non è il top dell'Italia, è quello che è stato permesso e probabilmente stiamo parlando anche dei budget che ogni comune aveva a disposizione, perché lo sappiamo che la parte finanziaria è stato quello che è stato un po' dappertutto. Questo è con riguardo all'Italia. Poi vi posso dare un altro esempio della Ma il mia. Babbo Natale lì si fa, no? Il Babbo Natale viene il 25 lì. Sì, ma non è una cosa che diciamo è stato più ripresa un po' dai americani, se lo vogliamo, o dalla Romania, che adesso lì c'ho tante tradizioni da raccontarvi che sono veramente, veramente spettacolari. Però no, direi che la cucina sarà top. La cucina, i dolci, ci sono vari piatti tradizionali, però altre tradizioni, almeno quello alla mia conoscenza, non ce ne sono. Se c'è qualcuno di voi che magari si ricorda
di una volta e poi si faceva qualcosa di particolare. No, ci voi sono altre... in Capodanno mangiate le lenticchie, no? Quando è mezzanotte? Sì, esatto, le lenticchie è una tradizione. È un simbolo dei soldi, no? Era dei soldi, esatto, specialmente qui al nord. Sì. Il cotechino, piuttosto le lenticchie, il vino buono evidentemente, il panettone per noi è uno dei dolci qui al nord, perché ogni regione un po' c'ha le sue da questo punto di vista. Però mi ripeto, non ci sono delle sfumature così da ricordare, anche perché stiamo parlando di un paese che è anche un po' privo anche della neve, no? Cioè anche qui al nord è ancora caldo, ci sono poche zone, magari quelle proprio di montagna, in cui diciamo che quell'atmosfera vera propria tu sì, con la neve, no? È tutto più natalizio l'ambiente. Esatto, esatto. Quindi è normale, non è stato un paese che sì, è festeggiato da un punto di vista religioso, no? Perché stiamo parlando, sì, tendenzialmente sono dei cattolici, no? Ma sempre cristiani, quindi direi che in chiesa ci sono varie eventi, ma mi ripeto, quest'anno non è niente di permesso da questo punto di vista. E quindi vi rimane solo questo, ragazze, sedetevi nella vostra poltrona con un buon cibo e guardate i programmi Iris TV, almeno questo. Sì, qua in Spagna è cambiato tutto, veramente lo stesso. Qua facevamo, per esempio, la cosa più importante che è poi di Capodanno, il giorno 5 alla notte, beh, notte no, alla sera notte si fa la cavalcata dei rei magici. Quindi è quello che ho fatto un po' questi giorni prima, che sono tre re, che sono uno ha i capelli rossi, un altro biondo e l'altro è moro. Quindi questi tre rappresenta che arrivano a ogni città, ogni municipio, stanno una oretta girando per tutte le strade principali della città, lanciando caramelli, lanciando un po' di dolci ai bambini, no? E poi al giorno seguente, alla mattina, i bambini trovano sotto dell'albero tutti i regali che le hanno portato questi re, no? Quindi quello è lo spettacolo più importante, no? Che si fa la celebrazione a livello... I municipi spendono tanti soldi. Ho visto anche tanti cari, vero? Il cavallo, il carro con i cavalli. Sì, questa deve essere un divertimento più che altro per i bambini, sì, no? Sembra più di per il carnevale, se lo vogliamo. Sì, ecco, sarebbe per no... una cosa così, ma solamente per la parte natalizia, no? Poi alcuni mettono incluso i camelli, non so, si chiama camelli? Los camellos, quegli animali del deserto. Sì, i camelli, bravissimi. I camelli, sì. Metto è troppo brava. Devo dire un applauso a Jessica, perché so italiano. Non sapevo se lo stavo inventando, dico, non so se me lo sto inventando. No, ma questo, ti ricordi che avevamo già parlato, no, di questo discorso, uguale anche con il rumeno succede questo. Cioè, le lingue latine, che sono talmente simili, no? Per noi che li capiamo, magari ci viene un po'... esce un mix. Sì, a volte sto dubbiando perché dico, non so se lo sto dicendo bene, perché magari sto facendo un po' di mix tra lo spagnolo e l'italiano, ma... Comunque si capisce, sei tu che qua per correggermi, almeno sei tu qua per dirmi. No, ma è vero, io ti capisco. Io ai tempi, prima di aver imparato molto bene, no, l'italiano, anche io facevo tutto sto miscolo con il rumeno, perché è identico, no? Magari in certe frasi, certe terminazioni finiscono non nelle consonanti, non nelle vocali, e quindi è molto facile, no? Se non sei ben concentrato. Siccome è facile di sbagliare, perché ci sono delle parole quasi... No, adesso, anche se siamo
siamo lontane, siamo a casa, abbiamo aperto la porta delle nostre, i nostri studi nella nostra poltrona, quindi la nostra conversazione è molto colloquiale e ci piace parlare con voi così, tra amici, no? Siamo tutti amici qui, quindi è normale che magari qualche imperfezione grammaticale di ci scappi. Ma mi stavi raccontando che portano addirittura anche il camelo, giusto, in tutta questa manifestazione con il caro, vero? Sì, perché rappresenta che vengono dell'Oriente e vengono direttamente con il camello, fanno tutto questo spettacolo che arrivano qua dell'Oriente, allora i bambini stanno aspettando quel momento, no? Fanno il pesebre. Voi fate il pesebre lì? Noi facciamo il presepe, sì. Okay. Ecco, anche questa era una, diciamo, questa esposizione del presepe, se lo vogliamo, fatto anche a dimensioni molto grandi. Si fa ognuno magari a casa sua, no? Sì. Ora, devo dire che anche se abbiamo avuto questa apertura, no, di questa settimana, quello che ci manca, no, finché ci richiudano di nuovo, non trovi, cioè i negozi non sono più forniti, no? Cioè ritrovi la merce che c'era, quindi non ti ritrovi più. C'è stato anche, devo dire, tanti dibattiti su questo, che magari non ci aveva la voglia di comprare, di fare. Non è vero, cioè hanno appena fatto delle varie statistiche che a livello del shopping online addirittura anche di quelli di lusso è stato il top 2020. Sì, quindi non è vero. Non è finito niente, è solo mentale, ragazzi, quindi vi dovete comporre, dovete avere solo pazienza, perché ce la faremo. Non è finito, il mondo non può finire così, è solo un blocco di un attimo, prendetevi questa pausa. Un attimo che è durato, sembrava un po' eterno, devo dire, ma... Era un po' eterno, lo so, dipende da ognuno, no? Cioè, devo dire che ho avuto anche tante testimonianze, ma proprio tante, di vari settori, età, femmine, maschi, più anziani, più giovani, come li vuoi te, in cui mi dicevano, guarda che la prima volta in cui io mi riposo, yeah. Cioè le feste, sì, sì. Le ferie, le vacanze non erano di riposo, era un caos, no? Perché noi lo sappiamo, sì, c'era. Perché vai in fretta, perché se hai solamente il fine di settimana per rilassarti, ma vuoi fare tantissime cose, vuoi andare a vedere la famiglia, vuoi andare con amici, vuoi andare con il fidanzato, non lo so, quindi non ti rilassi, non hai tempo per rilassarti, no. Perché in settimana stai lavorando tantissimo, arrivi tardi a casa, poi vai in palestra, fai quelle cose al supermercato, quelle cose diciamo quotidiane, e poi fine di settimana non puoi rimanere a casa perché devi approfittare un po' il tempo. Quindi lo so, è stato difficile per alcune persone di disconnettare mentalmente, perché non è facile, non erano abituate a fare questa disconnessione mentalmente e fisicamente. E io sono molta gente. Ecco perché stavamo appunto dicendo prima che non abbiamo trovato veramente delle persone solo felici, perché è stato di nuovo, no, lasciata la libertà tra le virgolette, anzi abbiamo scontrato delle persone infelici, molto arrabbiati, non comprensibili, quindi non è finita, ma non solo per questo discorso, è stato un danno, e nessuno non parla di questa parte psicologica, perché l'ho sempre detto dall'inizio, lo dico di continuo, ormai si fa un anno da quando lo dico in continuo, non importa solo di arrivare sani fisicamente, anche da un punto di vista psicologico dovete fare ognuno di voi qualcosa per cui, perché ognuno si conosce, no, le sue abitudini, di quello che c'ha bisogno, no? Di quello che c'ha bisogno, assolutamente. Ma penso che l'arte, il bello, quest'anno la è moda. Stato...
una cosa tipo tragica, perché ti fa pensare tantissimo. E poi ci sono delle persone che hanno perso i suoi, no? E quindi poi inizi a pensare cosa passerà nel futuro, no? La mente mai si ferma. E quello è un po' pericoloso, si deve fare un lavoro interno di mindfulness e poi ricordare sempre, perché io ero una persona che accostumavo a visualizzare, a stare tranquilla, a dire ok, adesso mi prendo un po' di vacanze e so stare 2 giorni senza collapsarmi mentalmente. È come è stato la stessa cosa, stare rinchiuso, cioè proprio mancare una stagione, cioè sto parlando della primavera che non ha aiutato, perché il corpo, l'organismo, queste stagioni non è che ce le abbiamo inventate, abbiamo bisogno anche fisicamente di loro. Esatto, e quindi non ci siamo abituati, è stato un caos in estate che poi ha portato a un disastro, secondo disastro in autunno e così avanti. Sì. Ma speriamo di sorpassare tutto ciò. Spero con ansia il vaccino e mettermelo subito e riprendere la mia vita. In Spagna avete cominciato a preparare con riguardo al vaccino? Ci sono delle novità? E qua dicevano a metà gennaio che arrivavano, ma poi dovranno incominciare con quelli di rischio, con quelli maggiori, con i personali. Come anche in Italia, tra l'altro. E poi arriverà a tutti gli altri, quindi non so in marzo o magari aprile, maggio che ci arriverà. Però io veramente ho un'ansia per avere il vaccino, perché dico io devo riprendere tutto, perché ti senti che quest'anno hai perso tantissime opportunità, no? di conoscere gente, di tantissimi progetti nell'estero, quindi un disastro, no? E penso che ci prenderà un po' di tempo a abituarci alla nuova normalità, no? Poi quando riprenderemo tutto, di abituarci mentalmente, perché stiamo un po' male, no? Di animo, di tutto. Io mi sento un po' negativa, mi sento un po' negativa. Ti vedo, no. Per questo ti sei vestita di nero, questo l'ho già capito. Allora, dobbiamo cambiare questo mood. Abbiamo parlato delle cose serie, molto importanti, abbiamo spiegato tantissimi concetti che così di capire anche il nostro pubblico, che siamo accanto a loro e capiamo tutte le sfumature, e anche noi siamo persone normali, cioè abbiamo stessi pensieri, vissuti, no? Preoccupazioni come anche loro, magari anche di più, perché veramente il nostro settore è stato quello più affettato di tutti quanti. Ma siamo qui. Siamo qui con un sorriso, anche se non è la giornata di Jessica, ma adesso la facciamo sorridere subito. E vorrei capire cosa ci ha preparato per... Come ti vestite a Natale? Speriamo che non di nero, eh? Oggi ti abbiamo accettato così. Ho preparato 2 look, ma tutti e 2 sono di nero, perché oggi mi sentivo così. Ma poi già sai che io gli accessori o sono dorati, come oggi che ho fatto il cerchio dorato. Bellissimo, i pendenti, che sono così un po' brillanti, e poi il braccialetto sempre. Fantastico. Io sono andata sul sorridere, no? Io sono tutta natalizia. Tu sei tutta rossa oggi, sei tutta di rosso. Sono tutta natalizia, sì. Quindi io porto la mia proposta come vestito lungo, porto questo che è asimmetrico, che porta tipo qui come un tessuto, tipo come se fosse... Questo, un po' trasparente, aspetta, ti mostro. Questo così, un po' trasparente. Tutta questa è la coda, è una coda lunga. Uh-huh. È un vestito che arriva fino a terra. E poi... Questa è la proposta per Natale, giusto? Sì, Natale, Capodanno, è un mini vestito, guarda che... Ah, il mini vestito, corto, però c'ha il strascico, fantastico. È tutto corto, ma poi la coda, che è semitrasparente, arriva fino a terra. Quindi io questo lo indosserebbe sempre con qualche giacca colore, la giacca di pelo colorata. Se hai messo questa rossa ti perdono.
Qualcosa così, perché sennò andiamo male. Una giacca colorata che gli dà un tocco, anche le scarpe colorate. Perché sennò tutto di nero sembra un evento troppo formale. Funeral party. Sì, funeral così. Elegante, un funeral elegante. Mi ricorda, feci in passato, ma stiamo parlando proprio alla genesi della mia carriera di designer, feci proprio questa collezione, funeral party si chiamava. Ah, sì? Sì, perché mi hanno fatto questa sfida, i miei mentori a quei tempi, no? Perché ero proprio alle prime armi. In che anno è stato? Io in 2009 ho lanciato Iris, in 2009, quindi stiamo parlando di quell'anno. E anche il boom, se lo vogliamo, com'è? E facevano la funeral party in 2009, avevano inventato questo concetto di funeral party. Sì, ma perché è stata una sfida per me? Siccome chi mi ha trovato, no, mi ha nominato talento a quei tempi, nella realtà di Vogue, in quei anni, io ero tutta colore. Tutti mi hanno definito che io ci avevo questa abilità di abbinare sempre, i colori. Sempre sei stata così un arcobaleno. Esatto, quindi mi hanno dato questo tema, no? Questo sì, tema. E ti hanno dato il funeral party solamente esatto, per me. Esatto, cioè erano molto convinti che io non sarei riuscita a essere ispirata a fare Delle belle collezioni. Siccome la mia, diciamo che il mio mentore da tutti i punti di vista nel mondo dello spettacolo, io la prima cosa che l'ho mai vista in vita mia, ragazzi, dovete sapere che è stato Michael Jackson. Che Michael Jackson giustamente era tutto colore, no? A tutti i punti di vista, un grande, no? Per tutto ciò. E è stato lui che mi ha ispirato, il suo famoso thriller. Evidentemente io nato in Romania, Conte Dracula della situazione. Alla fine non è stato così difficile, perché appunto il tocco di rosso io l'ho utilizzato, perché nessuno non mi ha detto che i dettagli devono essere neri. Claro, certo, e certo, quindi sempre i dettagli fanno la differenza, è quello che diciamo, certo, in ogni certo puntata. Tratterò di mettere in onda in questi programmi festivi anche quella famosa sfilata del funeral party, spero di io ritrovarla nei archivi. Mi ricorderò per sempre di questo della funeral party, quando vado tutta in nero dirò oggi la funeral party. Iris. Perché non ti crederà nessuno, io sono talmente colorata. No, la gente riderà. Vedi bene il mio logo, no? Il logo di Iris, c'è l'occhio, anche quello è pieno di colori, perché certo, quello che mi ispira sono io, sono sempre è stata bellissimo così. Questo occhio così con la forma, sì, che sembra tipo come una maschera di quelle veneziane, mi ricorda un po'. Sì. Anche se è un logo che non è stato realizzato in Italia e non ha mai avuto questa influenza, è proprio una ispirazione di chi è Iris. Iris l'hai vuol disegnato dire, l'iris vuol dire l'occhio, l'occhio l'iride, sì. Ok? Io ci tengo tanto, la mia ispirazione di ogni persona sono gli occhi, è quello che a me mi ispira. Ho capito. Okay. Ecco perché io non penso, anche se i miei occhi sono neri, come ben vedi, sono proprio neri. Sì, 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 sono molto scuri, sì, certo. È la unica cosa nera che io l'avrò mai. Per non dire sempre ti visti il mio di bimbo, colori. Il mio Iris Prince è sempre nero, sono le uniche cose nere della mia vita. Il resto è tutto colorato, tutto colorato. Vabbè, ecco così. Ecco, così ho realizzato anche una colazione. I colori ti stanno bellissimi, devo dire che non a tutti vanno bene i colori, ma a te ti stanno bene perché lo sai grazie in una forma graziosa, diciamo. Sì, perché era pensato che di solito cosa si diceva? Che il nero è elegante, ma perché? Perché snellisce e che va bene per tutti, ma la bravura non sta in questo, per andare su delle cose scontate, no? E non è vero che solo utilizzando il nero ti fa snellire, non è vero, questo l'abbiamo già imparato. Vero, sì.
anche nelle altre nostre lezioni, no? Cioè, sì, importante come le abbini, una questione di tagli, le no? Forma dei tagli, esatto, sì, delle ombre e così avanti. Cioè, tutto è importante. Addirittura, ve lo posso dire, che anche nel make-up ci sono certi make-up che sneriscono la faccia, sì, come sono anche quelli, è questo che ti fai così il contouring, il famoso contouring, il questo... contouring, esatto, sì, che tra l'altro c'è io... la... ci sono tantissime sfumature, sbaglio, tanti sbagli si fanno con riguardo al tessuto, ma anche le tonalità. Per esempio, uno dei errori colossali è di utilizzare nello stesso look varie sfumature di nero. Varie sfumature di nero? Sì, nello stesso non look. No, non va bene, cioè o fai il monoblocco, il monocolore, sì, non le varie sfumature, che questo chi ma ti dà le varie fanno, sfumature? Tipo fanno come un grigio scuro, fanno un po' di... No, 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 sto parlando proprio del nero, no? Del nero, ma chi ti dà la differenza sono proprio appunto i materiali, cioè mi viene in mente di darti un esempio, di utilizzare, non so, scamoscio con la lacca. Tipo la seta o un materiale opaco, no? Diciamo che si vede, esatto, tipo matte. Si vede malissimo, okay, non, sì, assolutamente, certo, è un errore. O non lo so, il scamoscio che l'ho visto ben volentieri ai nostri amici cinesi, lo posso dire, mi permettete? Penso che non c'è nessun, okay, cinese qua, non si offenderà nessuno. No, ma non va a persona, stiamo parlando della moda adesso, non sto parlando delle persone, sto parlando della moda e su questo specificiamo. Potete anche ammazzare, però penso di aver ragione. Allora, i gusti non... cioè, imitare un conto, ma almeno farlo con buon gusto, perché non sapendo il mestiere, l'artigianato vero, il designer vero, ma anche tutte queste cose che gli sembrano che è una questione così, buttiamo lì tutto, no? Cioè, apro l'armadio, cade tutto su di me, yeah, e vuol dire che sono vestita. No, no. Quindi è per questo che ci tengo. Mi ripeto, non c'ho niente con il popolo cinese, non sto parlando delle persone, stiamo parlando della moda, ok? Quindi il scamoscio con la lacca, assolutamente bocciato, non si utilizza. No, quindi no, non fate questi errori, perché non c'entra che è tutto nero, cioè importante il materiale, sì, non c'entra che vuoi e essere questo tutti... sta il tuo corso, che dobbiamo dire che anche tu fai dei corsi che insegna alla gente come vestirsi, come fare il restyling per non spendere più soldi con quello che hanno già nel fondo armadio. Esatto, esatto, bravissima, grazie che mi hai ricordato, certo, anzi i nostri corsi dell'Accademia IRI sono ancora aperti fino al giorno 24, quindi c'è ancora poco tempo, se qualcuno si vuole fare questo regalo, anche personale, non necessariamente professionale, i corsi sono ancora aperti, i corsi si fanno personalizzati a misura, ecco perché danno dei risultati e si fanno nel vostro tempo, quindi abbiamo una scheda personalizzata in base al vostro tempo, lo possiamo dedicare per portare i risultati, quindi nessuno non esce via dall'Accademia di IRI senza aver portato il risultato che visive, perché si parte dal cambiamento e trovare il proprio stile, ma non stiamo parlando solo di moda, partiamo proprio dal nostro interiore, la nostra psicologia, la personalità, anche la personalità, bravissima Jessica. E perché no? Se non necessariamente perché avete bisogno per un discorso lavorativo, perché evidentemente non ci occupiamo solo della parte dello stile, no? Dell'immagine, della moda, ci sono vari corsi di comunicazione, di marketing, di business management, cioè tutto è compreso, del social media marketing che adesso è quello più gettonato in questo momento, perché no, anche quello dell'influencer, ma quello giusto, attenzione, non tutti possono fare l'influencer e assolutamente anche lì ti serve un corso dedicato per quello, che evidentemente non, cioè l'influencer non è
applicabile solo per la moda, l'influencer può essere anche di cucina, può essere anche di turismo, può essere anche dello sport, assolutamente ci sono varie sfumature, ognuno si può trovare il suo, ecco perché ti devi fare la scuola è una cosa molto seria, è valida per qualsiasi settore, non ha importanza, smettetela di pensare che tutti possono fare di tutto, perché non è vero, e pensate che quando fate questo errore, prendete del lavoro, denigrate il lavoro a chi è il professionista. Sì. Mi permetto di dire di nuovo questo e parlo a nome di tutti i miei colleghi designer, ok? Arrivo sempre da dove sono partita. Sì. A noi ci hanno ammazzato un settore senza pensarlo, il danno che si è fatto. E questo non è solo perché stiamo parlando di moda. Avete ammazzato un lavoro, milioni e milioni di persone che non lavorano più, che avevano delle famiglie dietro, che società che avevano dei impiegati e così avanti, che non riescono più a dare del lavoro a causa di questo, perché si è preso tutto non sul serio e hanno avuto la presunzione del settore, che qualsiasi mestiere si può fare, qualsiasi lavoro si può fare senza una scuola. La scuola è molto importante. Non scordiamoci che siamo fermi, i bambini, gli studenti non possono andare a scuola per quello che sta succedendo adesso, ma se non ci uniamo, non ci permettete a noi, pochi che pensano, no? E hanno la sinergia di poterla fare a livello online, perché si può fare, basta solo di volere, non cambia niente che siamo in aula virtuale o quella fisica, finché ci sarà possibile, ma non smettete di studiare, eh? Se c'è la voglia si può fare, se assolutamente sì, sì. La cosa più importante dopo l'educazione è la conoscenza, l'informazione. L'ignoranza è la fine del mondo, questo non vi scordate, perché è così. Io ci tengo tantissimo, è una dimostrazione che tutto il mio team Iris, che sono anche le modelle, che anche qui vorrei smentire questo tabù che sempre è stato lasciato così. Ah, sei modello, non c'hai cervello, sei stupido. Non è vero. O non fai non niente, è assolutamente vero, e io non permetto, non permetto più ai altri di esprimersi così. Io ci tengo tanto ai miei ragazzi, li vedete tutti ogni giorno, la squadra Iris, e ci tengo, anzi, andate a studiare. No, certo. E tutto è possibile, ma mai si finisce di imparare, sempre assolutamente tutta la, tutta la vita impariamo qualcosa, imparare delle cose nuove, c'è tanta informazione adesso disponibile in mano con un cellulare, poi puoi andare a YouTube e trovare tantissime cose, quindi è per questo che io ho deciso di fare anche dei video su YouTube spiegando per quelle modelle che stanno iniziando tantissime cose, no? Perché mi trovo che mi chiedono delle cose basiche, essenziali, che dico, ma questo veramente stanno andando a corsi in agenzie di modelle, ma queste agenzie non so perché non stanno insegnando questa roba, perché non sono interessati a che la gente sappia tutto questo, come svilupparsi in moda, di maniera autonoma, perché se no, se loro hanno tutta l'informazione, quindi la fanno da soli. E non certo. Vogliono che i modelli si fanno la sua carriera. Sì, ma non in maniera creato freelance. Un danno. Hanno creato un danno pazzesco, perché cosa succede? La generazione di questi modelli che sono usciti non sono in grado a comunicare come si deve il brand, perché i tabù di una volta li dobbiamo scordare, perché non esistono più. Cioè, quel che vi pagano, ragazzi, chi ci sta guardando e veramente vuole intraprendere ancora questo lavoro, per dirla papale papale quello che succede, se tu non sei in grado di comunicare e di promuovere qualsiasi servizio, perché adesso qualsiasi settore c'ha bisogno della figura della modella, ok? Smettete di pensare da quei canoni di bellezza, e non c'è un'altezza, non c'è una misura, no. Non c'è un colore, c'è di tutto e di più per tutti quanti, incluso i transgender,
cioè sì, di tutto. Sto lavorando tantissimo. Noi in agenzia ce l'abbiamo delle richieste veramente pazzesche, non c'entra neanche con la bellezza. Eppure se questi ragazzi sono idonei per quel settore, cioè hanno la preparazione, la dedicazione, tutti quanti stanno lavorando. Non esiste questa cosa. Quindi smettetevi di andare anche delle agenzie che vi vendano i famosi book, che neanche non che ti vendono un corso di 3.000 euro per, e poi per non chi ti non l'ha saputo ancora, i book cartaceo manco te li chiedono più nessuno, non servono. Certo. Avete sentito bene? Lo so che lo dico e magari i colleghi fotografi mi ammazzeranno, però diciamo la verità. No, ma i book devono essere virtuali, devono essere online. Non i cartacei, nessuno non ti chiede più questa cosa. Sì, ma quello più importante è che stanno vendendo dei corsi di 1.500 euro, 3.000 euro e poi non ti stanno insegnando praticamente nulla. Niente. Non ti stanno insegnando come posare, non ti stanno insegnando come sfilare, non ti stanno insegnando come andare a un casting, come vestirti per un casting. Come non te lo diranno mai se veramente tu sei in grado di intraprendere o no questo mestiere. Perché per questo si fa subito, cioè subito si capisce se tu sei idoneo o no. Ci sono certi doti, il talento, ti nasci ragazzi con loro, quello devi coltivare. Assolutamente. Quindi non è valido che, come abbiamo detto, non tutti possono fare di tutto, però provarci e mettersi a disposizione, no, di capire se è giusto o no, questo è il vostro dovere di farlo. E anche il dovere di riceverli da parte dei professionisti, quelli che si chiamano ancora professionisti, e dovete smetterla di ingannare la gente, perché basta, è finita con questa cosa. E poi quelli che stanno facendo molto danno sono quelli modelli che vogliono iniziare ma non si fanno pagare, perché io sempre dico, ancora che tu stai iniziando, puoi fare delle collaborazioni, vabbè, con un brand, con quello che tu vuoi, ma se vai con un fotografo, che vai a fare un progetto del fotografo, fatti pagare per il tuo tempo, da quando sei uscita di casa a quando sei tornata, magari hanno passato 4 ore, 6 ore. Ma lo sanno, perché non c'hanno una scuola, non c'hanno una preparazione, quindi non lo sanno. Gli sembra che la quantità, diciamo, la quantità, ma è un po', sembra un paradosso, ma è all'incontrario. Sì, yes. La qualità è importante, non la quantità. Quindi per niente ti fai 50.000 fotografie, per esempio, che stavamo parlando di questo, se non c'hanno nessun senso. Yes. Non e ti rappresentano fare, poi e sono non sono idonee per quello che è il mercato e la richiesta del mercato. E questo è molto importante, no, da dire. È quello che tu dicevi, no? Non devi essere né super bella, né super magra, né super alta, ma devi essere brava a trasmettere esatto, delle sensazioni, perché c'è l'attitudine, è tutto l'attitudine, è l'attitudine che tu lo trasmetti, e questo non la potrai mai fare se tu non c'hai una scuola, non hai imparato che prima le famose lezioni di bon ton e della posizionamento tuo, no? E della sicurezza in te stesso. Sì. Se tu per niente, voi ormai mi conoscete e lo so che è stata anche molto discussa il fatto di come applico io i corsi ai miei alunni, che perché li faccio direttamente live. A me non mi interessa farla in studio o in sala chiusi, perché il nostro mondo è con il pubblico. Tu per niente mi sfili bene nella passerella in sala di corso, se io quando ti metto live tu non sei in grado, perché ti spaventa, certo, la gente. L'evento, perché è sempre un evento, no? Quello che noi facevamo almeno è un spettacolo, tutto. È un spettacolo, bravissima, che anche i più bravi, i più perfetti in organizzazione, c'è sempre un cambiamento da fare. E se vi do questo esempio, devi essere più plausibile di quello che è successo al 23 di febbraio, quando Irina Tirdei era sfilata, ultimo designer che c'è stato in Italia. Quello è stato una cosa improvvisa,
quando sono arrivati e ci hanno chiuso. Cioè, no, non è una probabilità che tu lo potevi in assoluto immaginare, ma tu dovevi essere preparato. Se i miei ragazzi non erano preparati a sapere come comportarsi in tutte le sue fasi, anche in una calamità del genere, questo vuol dire un insegnamento giusto, non quello che magari ti può dare una sala chiusa o una cosa che non ti porta con la realtà. Come la stessa cosa, esperienza, ragazzi che hanno già fatto quella roba più di una volta sono più preparati, perché già stanno più, sono pronti per questi improvvisi, per improvvisare, per fare delle cose spontanee, no? Quindi se sei una persona spontanea, hai molti più numeri a fare bene questo lavoro, perché se no, una persona troppo rigida che solamente sta eseguendo delle indicazioni non vale per questo, perché tu devi fare la tua. Quando sei in un shooting fotografico, in un servizio fotografico, in una passarella, devi fare la tua, devi essere te stessa, devi essere unica. Quindi non vale un corso per dire ok, ho fatto un corso e già so posare in qualsiasi situazione, in qualsiasi clothing. No, perché magari ti danno della roba del latex. Io ho fatto per un disegnatore di latex di Madrid che si chiama Madru, e mi hanno messo il latex con altre 8 ragazze in un'esposizione, in una tenda, in un negozio, e avevamo fatto la sfilata e tutto, no? Una roba bellissima, che ogni vestito erano tipo 500 euro, ma se tu non sei, perché è venuto un sacco di gente, tutto è stato molto improvviso, hanno venuto quelli della TV, ci hanno filmato, quindi era tutto inaspettato, no? Non aspettavamo tutto quello show, ma se tu non hai del carattere estrovertito, che ti sai svolgere davanti alla camera, che sai parlare con la gente, tu non ce la fai, perché ho visto che le altre modelle avevano una o due che erano in un angolo proprio lì nascoste. E io dico, ma queste due, sai, mentre le altre stavamo divertendoci. Quindi devi essere così un po', saperti muovere, no? In questo territorio, in questo ambito. E questo si fa con l'esperienza, ma con una buona scuola. Partiamo da lì. Certo. Cioè, prima dovevamo prepararci, dovevamo capire quello che noi vogliamo, che siamo sicuri che quella è la nostra strada. Perché il mondo del modeling, non stiamo parlando solo della moda, perché la modella serve anche alla Formula 1, mi viene da dire, che non c'entra con la moda, ok? Si fanno tanti sbagli, il manichino è una, il fotomodello è un'altra cosa, la modella è un'altra cosa, la miss è un'altra cosa ancora, la top model è un'altra cosa ancora. Quindi ragazze, avete bisogno di scuola, perché non si sanno, non si conoscono, no, tutti i termini e il modo come si sta realizzando. E vi dico altro, è cambiato ancora questo mondo, che veramente neanche i grandi non lo conoscono ancora. Quindi veramente non rimanete a quel livello, vi dovete preparare, perché 2021, per chi vuole proseguire in questo settore, deve essere preparato. Quindi smettetela di pensare che sarà tutto uguale. Quindi il mondo del web deve essere, e anche se volete fare delle cose di qualità e di non trovarvi in delle situazioni promiscue, posso utilizzare la parola così diplomatica, ok? Dovete essere preparati e informate, perché potete cascare in qualsiasi momento, in qualsiasi cosa. E qui la Jessica penso che è la esperta che ci può dare tantissimi esempi di questo, no? Poi esistono i famosi corsi dell'immagine, del visual, ok? Del personal shopper, di come crearti un tuo profilo sul web. Adesso anche per gli altri settori, se tu non c'hai un curriculum online, tu non c'hai curato una tua pagina social, non vi trovate lavoro. Lo perdete anche se non sapete come comunicare. Quindi il galateo digitale va spetta anche da questo punto di vista. Sì. Detto questo, ci vuoi far vedere altro? Io volevo far vedere qualcosa di colore per finire, perché sennò
perché volevo fare vedere un po' di lingerie, perché non tutto è nero, no? Poi esatto. Lo puoi indossare. Guarda, diciamo, per farti sorridere, non potevo mandare un'altra cosa. È del ciervo, come si chiama questo in italiano, questo animale? Il reno. Il reno, il reno. Il reno. Sì, il reno. Sì, ma è al femminile, non c'è un femminile, ma lo faccio io, giusto per divertirvi. Sei la l'ho reno. Fatto più che carnavale del Natale, ma con un guarda, sorriso. Per te. Oh, le mamma mia. Per te. Mio Dio! Anche porta tutti i dettagli dorati, devo dire. Tutti bellissimo, questi circoli bellissimo. Sono dorati, sempre. Allora, questo è molto bello, questo dettaglio, aiuta addirittura. E rosso con rosa, rosso con rosa vintage, fantastico. Sì, finire, sì. È molto retro. Sono gli anni 20, molto retro, con sì. Un filo di rossetto rosso, neanche tanto make-up ai occhi, no? Perché no, ricordiamoci sì. Che siamo comunque a casa, ma almeno sì. Un filo di naturale. Un filo di rossetto rosso, un tacco rosso, mi raccomando, perché è importante, sì. O almeno deve essere tacco, se non ce l'hai almeno tacco. Perché no, anche una vestaglia carina potrebbe essere. Ecco, io non l'avevo preparata, però siccome sto creando, sono una creatrice, se sì. Mi attendete un secondo vi faccio vedere una vestaglia che secondo me sarebbe il top per questo Natale, magari per chi c'è la fortuna di farla in due, no? Un po' più romantico. Sì. Quindi state qui che arrivo in un secondo. Ti lascio a te il palcoscenico, okay. Jessica, due secondi. Rimango da sola qua. Quindi, ciao, c'è qualcuno qua? Chi sta per qui? Alguien sta in diretto? Alguien me risponde? Kai, maybe in English. Eccomi qui. Sei tornata. Stavo qua cercando di parlare con qualcuno. Allora, vi presento una vestaglia. Che bella. Non è vintage di più, cioè 200 anni. Madonna. Esatto. Questa è una delle, quei pezzi che si trasmettono dalla generazione in generazione. Devo dire, per chi non lo sa o magari chi mi conosce meglio lo sa già, che le mie bisnonne erano tutte senatrici, quindi provengo da quel livello. Questo è uno dei pezzi da quello, ok? E siccome il blu è il colore dell'anno, io avevo proposto tantissimo blu anche per Natale e Capodanno. Già un pezzo di blu, questo per tradizione a Capodanno, ci sì. Vuole sempre, no? Che ti porta la fortuna. Sì, che porta questo fortuna. Potrebbe essere un'idea, visto che la quarantena challenge per le feste, magari con una cintura, un po' sì, di accessori. Un cinturone. E direi che la tua lingerie è fantastica. Ecco qui, avevo fatto da un tocco più elegante, questo sempre con la seta, il tessuto è di seta. Allora, devo dire che è una seta che neanche non la posso definire, cioè ti rendi conto che c'ha 200 anni, che lei è intatta, ragazzi. E questo un'altra lezione per dirvi cosa vuol dire qualità e saper mantenere le cose, perché non è facile da mantenerla lo stesso. Lei non si vede molto bene nella camera, però c'ha delle piccole non buchini, cioè si vede che un po' il materiale dopo tanto tempo anche del lavaggio, cose, sì, ma cose che veramente neanche non li posso ritoccare più, perché più gli mette il filo, no? Sì, e poi esatto. Però è un pezzo a cui io ci tengo tantissimo, mi faceva piacere di condividerlo con voi. Molto era bello. Una idea carina, sempre dalla serie del pigiama haute couture, no? Se lo vogliamo, che questo ti aiuta a cambiare, no?
Cioè, non, è molto sbagliato di pensare che anche se rimango a casa, no, non mi lavo più, non mi profumo No, 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 no. più, non mi metto, non è vero, ti aiuta a cambiare il tuo buon umore. Quindi, cara mia Jessica, ti voglio che tu sei molto positiva, molto guapa, ecco. Te lo conferma, vedi, Annalisa Model che la salutiamo. Ai sì, Annalisa. Che è appunto e salutiamo anche Ege, hola. Hola, Ege. Ok, e tutti quanti evidentemente non scordiamo nessuno, ti vogliamo con un sorriso Jessica, e per questo Natale, anche se non sarai in diretta con noi, assolutamente ci devi mandare il tuo look, però non nero, non lo accettiamo. Non lo Speriamo. so, vediamo se per quel giorno è cambiato il mio mood un Ti diamo pochino. ancora un attimo di tempo, cioè ancora quasi una settimana, no? Quindi ti Sì. vogliamo bella sorridente, su, dai che un 2021 splendente ci Ci aspetta. aspetta, sì, spero che sì. Se vuoi Vabbè, mandare dai, ancora qualche messaggio, è stato un piacere stare con voi, come anche sempre, per già lo noi. sapete. E niente, spero di finire bene quest'anno, spero che finiremo tutti con un sorriso Certo. e super happy, no? Aspettando il 2021, che cosa ci porterà. E niente, spero che un sacco di successo, penso che sì, che tutti questi progetti che non avevamo potuto fare quest'anno, riusciremo a farli Il questi 2021, anni. io sono E convinta, ci anche se conosceremo di saranno più persona ridotti. sicuramente. Anche se saranno più ridotti, anche se magari certi non andremo in porto, cioè dobbiamo pensare che se non doveva andare, assolutamente lo dobbiamo prendere così, ma con un sorriso, ricordatevi, anche domani è un giorno, quindi anche domani arriva un altro anno e sono convinta che sarà migliore di questo. Di Io vi questo sicuro, aspetto. spero Io vi di sì. aspetto nel nostro famoso programma edizione Questo speciale programma. dal 24 di dicembre fino al 1° gennaio, sarò a vostra disposizione. Farò come promesso anche una puntata proprio sulle previsioni del 2021 su ciascuno dei segni zodiacali, anche sul fattore della moda. Quindi dovete Questo stare mi qui con interessa. me. Non è finito ancora. Per noi la nostra stagione di lezioni di stile, Jessica Gomez, il nostro international top model e fashion influencer della Spagna, Irina Tirdea per voi, nome d'arte Iris, anche se la traduzione di Irina è Iris, non è proprio nome d'arte. Sarà sempre con voi, qui accanto. Se ce l'avete domande, se ce l'avete suggestioni, perché no? Ma anche se volete entrare in diretta con noi o di mandarvi un vostro Possono messaggio, mandare. materiale, la nostra redazione di Iris TV è sempre aperta. Vi ricordo la mail iris.press.tv@gmail.com o entrando semplicemente sul nostro sito irisbyirinatirdea.com troverete tutte le informazioni. Il mio team Iris sempre a disposizione a rispondervi e a darvi delle soluzioni. Grazie di cuore a Jessica, Grazie a te, Bella. bellissima, ti voglio più Anche colorata, tu. questa. Sono più felice adesso, sì. Adesso più, poi di vederti, di parlare un po' con tutti voi, sto un po' più su. Sono contenta che siamo riusciti a strapparti un sorriso, anche se oggi ho fatto Grazie. la buffona. Devi continuare, con questo look ti dico, i capelli così con questo tocco rosa ti stanno bene. Quindi Grazie, grazie di cuore. Ma se io spero continui di così divertirvi, di per queste portarvi sempre feste. un sorriso. E, niente, forza, forza che Forza anche assolutamente per voi. dobbiamo vederci nel 2021 più belli, sani Sì. innanzitutto, e più sorridenti, e dobbiamo Sicuro. lavorare per essere anche più ricchi, E no? Che con il più scopo è anche successo, questo. per favore, che arriva il successo per tutti, 2021. Grazie, questo abbraccio Grazie, cara. virtuale per voi. A presto, Ciao, ciao. ciao, ciao.